Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Costa e sono primo segretario dell'ambasciata italiana a Montevideo. Sono in Uruguay dallo scorso agosto e nel mio attuale incarico mi occupo di diversi settori. Innanzitutto collaboro con l'ambasciatore nella gestione dei rapporti politici tra Italia e Uruguay e quindi in particolare mi occupo dell'organizzazione di eventi, di visite istituzionali italiane in Uruguay, sia di natura politica sia di natura tecnico-amministrativa. In secondo luogo sono responsabile dell'ufficio commerciale dell'ambasciata di Montevideo. Un ufficio piccolo ma che può contare su funzionari molto motivati e molto preparati, quindi che ci consente in questo modo di rafforzare le relazioni economico-commerciali tra Italia e Uruguay. Queste relazioni sono in crescita negli ultimi 2-3 anni, grazie anche alla presenza sempre maggiore, di un numero sempre maggiore di aziende italiane che hanno deciso di investire in questo paese. E quindi anche per questo motivo che come ambasciata stiamo cercando di favorire una presenza più strutturata della comunità imprenditoriale italiana, di origine italiana, proprio per riflettere questi legami, questi vincoli sempre più forti. Quanto all'attività, l'ambasciata fornisce una serie di informazioni che potremmo definire di generale orientamento al mercato e sulle dinamiche economiche del paese, informazioni che ci sono richieste dalle aziende e alle quali appunto forniamo questo tipo di assistenza insieme alle aziende che già sono presenti in Uruguay, sempre di più in questi ultimi anni, e per le quali organizziamo incontri istituzionali, sia con rappresentanti di enti pubblici o del settore privato. Per fare questo il Ministero ha messo a disposizione dell'ambasciata, della rete consolare, diplomatica italiana, una serie di strumenti, soprattutto informatici, che ci consentono di avere un dialogo ormai quasi quotidiano con le imprese. Tra questi la piattaforma Infomercati, rivolta a tutte le realtà interessate, ad avere un primo orientamento sui paesi e sulle opportunità presenti. Il portale Extender, su cui sono pubblicate i principali appalti internazionali, e il sito Nexus, la nuova piattaforma online che semplifica la gestione delle richieste di informazioni da parte delle imprese italiane. Oltre a ciò, in collaborazione con ICE, l'Ufficio Agenzia di Promozione dell'Estero e Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, e con l'Ufficio di Buenos Aires dell'Agenzia Nazionale per il Turismo, questi due uffici che hanno sede a Buenos Aires e che si occupano anche di Uruguay, organizziamo una serie di eventi di promozione economica e commerciale. Questo sia nell'ambito di programmi annuali, di iniziative periodiche proposte dal Ministero degli Esteri, quindi come la settimana della cucina italiana che si svolge ogni anno a novembre, il giorno del design o la giornata della ricerca, o la tradizionale settimana della lingua italiana con un'ottica più culturale, oppure quelle specifiche iniziative di promozione. Quindi queste sono solo alcune, ma molte altre sono le iniziative di promozione economica e commerciale che l'ambasciata organizzerà nel corso del 2018. Quindi invito tutti coloro che vogliono sapere di più, di continuare a seguirci sulla pagina Facebook dell'ambasciata. Arrivederci.